Attraversare Napoli di corsa, percorrendo gli scorci più belli e suggestivi della città, torna l'appuntamento con la Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, terza edizione della gara podistica sulla distanza dei 42 km e 195 metri che partirà domenica 1 ottobre alle 8 da Piazza del Plebiscito. Per me sarà la 50ª maratona, col cuore, con le gambe, si inizia a correre senza pensieri, godendosi il panorama, il paesaggio. In gara più di 2000 atleti, alcuni tra i migliori in Italia e podisti provenienti da 25 nazioni al mondo. Il percorso si svilupperà attraverso luoghi e monumenti simbolo della città, che per l'occasione sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 14. Una gara internazionale di buon livello, anche un half marathon, una mezza maratona e una non competitiva. E sono quindi circa 2500-2600 partecipanti in tutto che correranno su un percorso molto bello, dove passeremo per il lungomare di Napoli, ma anche zone di interesse storico come il centro di Napoli, Corso Umberto, Piazza Borsa. Numerosi atleti saranno coinvolti grazie anche all'associazione L'Isola che non c'è di Napoli, che sostanzialmente correranno per raccogliere fondi per la ricerca sul diabete di tipo 1 in cui siamo impegnati da anni. Dal pomeriggio di venerdì 29 settembre in Piazza Plebiscito sarà allestito il villaggio della maratona. Sabato 30 sono in programma due passeggiate aperte a tutti di 4 ed 8 km. Domenica 1 ottobre dalle 9 alle 14 in Piazza Municipio è in programma l'iniziativa di educazione ambientale Napoli per Napoli, promossa dall'assessorato al verde. Ce ne sarà per tutti i gusti, per chi vuole fare 42 km, per chi ne vuole fare 21, per chi vuole fare la passeggiata, la sea run sul mare. E poi un'altra iniziativa molto bella è quella della passeggiata nel centro storico di Napoli, quindi utilizziamo stavolta lo strumento sportivo per fare conoscere le bellezze di tutta la nostra città. Qualche giorno fa il Parlamento, addirittura all'unanimità e alla Camera, ha inserito il valore, ha riconosciuto in Costituzione il valore innanzitutto educativo e poi anche sociale dello sport. Napoli sempre più capitale delle maratone italiane, e questa grande maratona del 1 ottobre, che è diventato oramai un evento iconico per la nostra città, sarà un'altra giornata di sport, una grande festa di sport.